Questa è mammina. E questo è papino. Peppa Pig. La regola del parco giochi. Nonno Pig porta i nipotini al parco giochi. E ora, nonnino, ti spiego tutti i giochi di questo bellissimo parco. Quello è lo scivolo. Ci si arrampica fin lassù e si scivola fino a terra. E tutti aspettano il loro turno. Grazie, ma so bene come funziona uno scivolo, Peppa. Ci giocavo anch'io quando ero piccolino. E non è cambiato molto da allora. Davvero? C'erano anche le altalene quando da piccolo venivi al parco? Certo che c'erano le altalene. E c'erano anche le palestrine per arrampicarsi e le giostre. Ma il mio gioco preferito era quello, lo scivolo. Anche a me piace lo scivolo. Tutti aspettano il loro turno per scendere dallo scivolo. Cattivone di un Richard. Lo sai che devi aspettare il tuo turno in fila? Richard è impaziente, non vuole aspettare il turno. Oh, povero Richard, non è facile essere così piccoli, vero? Si affretta di giocare. Visto che Richard è così piccolino, non dovrebbe aspettare tanto tempo in fila. Io non cambierei le regole del gruppo se fossi in te, nonno Pig. Che sciocchezza! Sono certo che i piccini capiranno. È così, no? Ma nonno, George è piccolino, eppure è rimasto in fila come tutti noi. Ah, sì! Anche lui è ancora piccolino e quindi non è giusto che stia in fila ad aspettare. Oh no, Richard e George si sono impadroniti dello scivolo. Nonno, quando riusciremo a giocare anche noi sullo scivolo? Oh, non ti preoccupare, Peppa. Vedrai che i piccolini si stancheranno presto. Io però mi annoio ad aspettare. Anch'io! Che ne dici di andare sull'altalena? Ma c'è Pedro Pony sull'altalena. Pedro, fai salire me adesso, dai. Vorrei giocarci ancora un po' io, aspetta il tuo turno. Ma sono secoli che stai su quell'altalena, scendi. Ti prego, nonno Pig, potresti darmi qualche spinta, per favore? Credo che dovresti lasciare il posto a uno dei tuoi compagni, Pedro Pony. Ma io fra poco devo ritornare a casa. Oh, beh, capisco. Allora è diverso, vengo a darti qualche spinta. Ma, nonnino! Basta, sono stanca di aspettare. Anch'io. Io pure. Venite, amici, andiamo sulla giostra. Tutti vogliono salire sulla giostra. Ehi, ehi, è pericoloso andare in troppi su quella giostra. Scendete immediatamente. Ma nonno Pig, io sono arrivata qui per prima. Beh, in questo caso tu puoi risalire sulla giostra. Anch'io posso risalire, però. Non capisco, perché dici questo, Rebecca? Perché fra pochi giorni sarà il mio compleanno. Va bene. Anch'io! D'accordo? Siete tutte pronte, signorine? Sì! Fermi tutti, così sulla giostra non c'è neppure un maschietto. Allora, siete tutti pronti? Possiamo cominciare? Nonno, io porto gli occhiali. Posso salire anch'io, per favore? Ognuno inventa una nuova regola. Ci devo salire anch'io perché mi piacciono tanto le carote. Allora, possiamo iniziare questo giro o no? No, anch'io ho il diritto di salirci perché so fare questo verso. Arriva mamma Pig. Com'è andata la giornata, nonno Pig? Mi sento un po' confuso. Le regole decise da questi piccolini sono assolutamente troppo complicate. C'è una sola regola da rispettare, nonno Pig, ed è... ognuno aspetta il suo turno. Ma come? Vale persino per i più piccoli? Persino per loro. E come si fa con chi è molto vecchio? Per esempio nonno o nonna Pig? Anche loro si metteranno in fila come tutti gli altri. Al parco giochi ognuno aspetta il suo turno. Oh, wee!